Passiamo quindi agli attaccanti, passiamo a Morata e su Morata, prima di dare il voto di Morata, probabilmente abbiamo anche un contributo audio di Allegri su Morata. Morata com'era dopo la sostituzione? Stanco. Forse Morata era arrabbiato, io ero arrabbiato più di Morata. Punto e basta, prendi e porta a casa. La prestazione di Morata, Davide. Sì, sicuramente ha ragione Allegri perché è stato un po' preso dall'andamento generale della squadra che non ha brillato e lui non ha fatto nulla per inventarsi qualcosa. È un giocatore Morata che ha bisogno di, non è Dybala, ha bisogno di un po' di spazio perché lui si scatena quando riesce a trovare un po' di spazio e il Genoa di spazi non ha lasciati veramente nessuno. E quindi sì, poi ci ha messo anche del suo un po' quando inizia a vedere che la partita si mette male, Morata inizia ad andare giù di morale e non ha fornito una buona prestazione, tant'è che Allegri si è arrabbiato un po'. Diciamo che possiamo dargli 5 a Morata. Sì, Un 5. 5 ci sta. Però cioè, l'unica cosa che mi sento di dire a sua, tra virgolette, a sua discolpa, era la terza partita da titolare in 8 giorni. Non che voglio dire, cioè, avendone saltate diverse in quelle prima, possiamo dire che forse magari non era abituato a questo ritmo serrato di una partita ogni 3 giorni, forse la terza l'ha patita. No, non credo sia Non quello. credo, infatti. Io penso sia più un Morata. discorso sempre di testa. Io continuo a giocare molto su questa cosa. Lui, se non vede che le cose si mettono sul binario che preferisce, tende a battersi, a giocare in maniera indolente. Penso che questa sia la cosa che più fa arrabbiare Allegri. Oppure per reazione vuole risolvere lui la partita e quindi abbiamo situazioni in cui magari si incaponisce nel cercare la conclusione a tutti i costi e magari non si accorge che la soluzione migliore sarebbe il passaggio al compagno. Sì, Sì, a infatti. volte capita. A proposito invece di giocatori che fanno incazzare Allegri, al posto di Morata chi è entrato? È entrato Simone Zaza. E anche su Zaza, sempre come quello precedente tratto dal canale Telegram di vecchiasignora.com, anche su Zaza abbiamo un contributo audio da parte del nostro allenatore. Ce l'abbiamo? Forse? Sì, vai. Zaza, dispiace perché è un ragazzo bravo, quando entra e quando gioca vuol sempre dimostrare, ma deve rimanere sereno perché questi sono falli ingenui che non si possono e non si devono fare, soprattutto in un momento, non si devono fare mai, ma in questo momento abbiamo solamente 3 punti e quindi bisogna usare più il cervello. Però anche questo fa parte di una crescita di ragazzi che non hanno esperienza per lottare il campionato e per capire certi momenti della partita. Non scordiamoci che l'uomo più di esperienza che abbiamo è Mandzukic, che è fuori, poi abbiamo 3 giocatori che non arrivano a 23 anni. Errori di gioventù, quindi, di inesperienza, secondo il nostro mister. Io su Zaza, partiamo col volo. Io tenendo conto, vabbè, sul fallo, sull'espulsione l'ha fatta talmente grossa che, oltre a quello, se sommiamo anche l'occasione che poteva chiudere la partita appena entrato, dove ha concluso malamente su Perin, per il resto ha dimostrato la solita voglia, per carità, si è sbattuto, voglia che poi è sfociata in quel fallo assurdo che gli è costato l'espulsione. Io a Zaza sarei molto cattivo, gli darei un 3. Concordo. Direi più che meritato. Però non so se siete d'accordo. A me la cosa che piace e che mi fa essere orgoglioso di tifare per questa squadra, che è diversa da tutte le altre, è che magari in qualche altra società, magari l'abbiamo anche visto in passato, altri episodi simili, si sarebbe forse tentata una qualche difesa d'ufficio, ma sì, ma forse il fallo non era proprio, poteva essere giallo, o qualcuno, magari qualcuno poteva dire è stato provocato, si inventano qualsiasi scusa. A me piace che la Juventus, in queste situazioni qua, non cerchi alibi, metta il giocatore di fronte alle proprie responsabilità, perché secondo me è l'unico modo che hai per far crescere un giocatore. Poi, se il Sicuramente. giocatore
se il giocatore ha la testa per capire queste cose, lo capisce, se non lo capisce, forse la Juve non è la squadra per lui. Sicuramente è così. Zaza deve capire che, come ha detto Allegri, che in questo momento deve anche pesare la sua importanza nella rosa in questo momento, no? Cioè, lui deve entrare non solo nell'ottica entra Zaza, ma entra il terzo e ultimo attaccante della Juventus in questo momento. Quindi tu vai a rischiare un'espulsione a partita quasi finita, con tutto quello che puoi provocare nella partita stessa, anche se non è successo nulla, e poi vai a mettere in difficoltà la squadra, perché adesso si ritrova con soli due attaccanti che, anche se hanno un problema, un calo fisico, devono giocare comunque. E il problema di Zaza, secondo me, è una sua autostima, a parte il fatto che non sono d'accordo sul 3, perché a me è piaciuto molto più Zaza quando è entrato che Morata, perché questo è vero che ha sbagliato i gol, ma è anche vero che il gol è partito da una sua pressione sul difensore e da un suo movimento perfetto in verticale sul fuorigioco, poi ha sbagliato, e poco prima dell'espulsione un'altra volta si era trovato a tu per tu con il portiere, gli hanno fischiato un fuorigioco assolutamente inesistente. E Zaza, secondo me, poi ha fatto quell'errore assurdo di quell'espulsione, che se vedi il giocatore, l'avversario che è tra te e la palla, non puoi entrare in quel modo, con l'avversario poi diretto verso la linea del fallo laterale, non puoi entrare in quel modo dietro, perché prendi il rosso 9 volte su 10. Però secondo me il problema di Zaza è un fattore di autostima che ancora deve crescere. Non scordiamoci che è vero, come dice Allegri, che Zaza ha 24 anni e sicuramente si deve ancora formare anche come giocatore, ma è anche un giocatore che viene dal Sassuolo, non è abituato a questo palcoscenico, quindi non è soltanto una questione di età anagrafica, è anche una questione di abitudini a un ambiente totalmente diverso. Mettici pure che ha un carattere particolare, spigoloso, che non sempre prende le cose nel verso giusto, e sicuramente io sono uno di quegli ottimisti, perché secondo me, come ripeto, il problema dell'autostima di Zaza è un problema che io l'ho sentito nella partita dopo il Torino di Coppa Italia, il derby. Lui ha detto: se io non gioco con questa forza agonistica, io sono un giocatore mediocre. E invece io non sono d'accordo con questa sua... Lui deve capire, no, che... Lui se, deve ragione capire... se ragiona in questa maniera, non è Zaza, ma è Iaquinta. Lui può essere qualcosa di diverso. Io sono molto... io apprezzo molto le doti di attaccante di Zaza, perché lui non è sicuramente un giocatore tecnicamente eccesso, ma ha sul piano tecnico, nel senso come giocare da attaccante, ha delle cose che altri attaccanti del nostro reparto non hanno. Quell'attaccare la linea sul fuorigioco, che lui fa spesso, lo fa meglio di qualunque altro attaccante che abbiamo in rosa. Anche la coordinazione nel tiro, la potenza e la coordinazione che ha nella conclusione, sia da dentro l'area che da fuori, sono delle armi importanti che noi dobbiamo, che lui stesso deve riuscire a sfruttare meglio. Se lui pensa che è un giocatore che basa tutto, che vale solo se nella partita mette quella ferocia, quella cattiveria agonistica, secondo me si sminuisce e poi va a rovinarsi come giocatore. Lui deve apprezzare quello che ha e lavorare sulle doti che già ha, mettersi in evidenza e rendersi conto che può diventare un grande attaccante da Juventus, sfruttando le sue doti. Sì, incanalando bene anche la grinta, perché non è necessariamente un difetto, anzi, io tra l'altro sono d'accordo con Davide quando dice che ha fatto meglio di Morata nei pochi, diciamo, anche proprio nei primi minuti della sua partita. Lui si è creato delle situazioni, poi il fatto che abbia sbagliato il gol poco conta, diciamo, ai fini poi del risultato finale, però lui si è creato lo spazio, lui si è creato le situazioni perché è andato in pressing, anche Dybala secondo me ne ha giovato, ha trovato giovamento, perché non prestava più da solo, Morata è stato indolente, lui no. Il problema di Zaza è che deve comprendere, secondo me, che non c'è bisogno, lui, la sua grinta non deve sfociare in capacità di controllo. Questo è soltanto il suo limite, ed è un limite importante al momento in cui tu ti trovi in una squadra come la Juventus, che fa delle competizioni non soltanto come Sassuolo, il campionato, sperando di salvarsi, e hai delle responsabilità che non sono solo la tua prestazione, ma in generale delle responsabilità di squadra. Appunto, adesso noi ci troviamo con due attaccanti
che potevano rifiatare.